Solidarietà Arte, a distanza di 2 anni, torna al Teatro Rossini di Pesaro. Una serata a favore delle popolazioni colpite dal terremoto che ancora, purtroppo, non vedono la luce in fondo al tunnel. Una solidarietà che corre sulle note musicali per un concerto di oltre 2 ore, in cui i medici provenienti da diverse strutture ospedaliere delle Marche, assieme a infermieri, assistenti sanitari, farmacisti, hanno dato fondo alla loro seconda passione, la musica e suonare. A beneficiare di questa jam session, che ha tenuto incollati gli spettatori alle poltrone per oltre 2 ore, i 3 istituti scolastici marchigiani colpiti dal sisma di Tolentino, Camerino e San Genesio, presenti con i loro rappresentanti alla serata. Ci sono medici di tutte le Marche, da Fermo fino a Civitanova, Ancona, Senigallia, Pesaro, per questa solidarietà arte che in qualche modo abbraccia queste persone che hanno avuto una sfortuna 2 anni fa importante. Sul palco del Rossini si sono alternate 5 formazioni, mischiandosi spesso anche tra di loro, ed un violinista d'eccezione, il marchigiano Marco Santini, che si è esibito anche davanti a Papa Francesco, che hanno regalato forti emozioni ai presenti con un repertorio vastissimo di canzoni della musica pop italiana, fino a pezzi da 90 della musica mondiale come Genesis, Pink Floyd, James Taylor, passando anche dal nostro Renato Zero e Pino Daniele. Ad essere promotori di questo evento un trio di camici bianchi di Marche Nord, il direttore di neurochirurgia Letterio Morabito, Pierpaolo Lamanna della geriatria e Silvio Distante della nefrologia. Musica che spazia in tanti generi, in tanti ambiti musicali. Tutti quelli possibili, perché ci sarà chi farà da Ennio Morricone ai Pink Floyd, a band italiane, quindi ci sarà veramente di tutto. L'importante è la solidarietà, portare e non spegnere i fari su chi ha ancora bisogno. Certo, assolutamente. La serata ha questa finalità come obiettivo principale. Naturalmente i musicisti, i cantanti che oggi si alterneranno sul palco portano il loro contributo, ma ovviamente l'obiettivo principale è stato proprio quello di raccogliere un pubblico che partecipasse alla serata, con la finalità ovviamente benefica della donazione alle popolazioni terremotate delle Marche.